Abbiamo già parlato di questa storia, probabilmente qualcuno di voi a casa se lo ricorda. Allora, presento gli ospiti di Tanner Maili, benvenuta Ritana, voi ci siete, Carmelo Abate del settimanale Panorama, grazie di essere qua, è saluto la signora Luigina. La signora Luigina Soldà, che è la mamma di Michela. E adesso vediamo il filmato che riguarda Luigina e Michela. Per un piazzale deserto, una spiaggia, un mare d'inverno, spazio. Eppure un mondo claustrofobico, quello in cui sono costrette Luigina e Michela, una madre coraggiosa e una ragazza ormai diciottenne affetta da una gravissima forma di tetraparesi spastica. Michela è nata così, ma prima aveva una casa, poi il suo deficit respiratorio si è aggravato e il mare è diventato un'oasi di salvezza. Questa è la nostra casa dal 4 aprile 2011. Io sono 24 ore su 24 con Michela e perché lei ha bisogno di me, io devo essere lì, non devo aver male da nessuna parte perché io devo esserci. Io lavoravo, sono stata a casa molto tempo in aspettativa, adesso mi hanno messo in mobilità. Ho speso tutto quello che avevo per poter assicurare il camper, per poter affrontare le spese che ho avuto finora. Michela è fragilissima, immunodepressa, può viaggiare solo sdraiata in un ambiente protetto. Il camper le è stato costruito intorno con l'aiuto del comune di residenza di Luigina, Valdagno, e con una raccolta fondi, ma non è pensato per viverci stabilmente. Vorrebbe una casa sul mare, Luigina, in affitto. Le agenzie ti rispondono: mi dispiace signora, questo è fatto per i turisti, qua ci devono stare i turisti. Luigina, siamo tornati perché la situazione purtroppo ancora non ha trovato una soluzione, però vedo che hai intorno delle persone che ti stanno aiutando. Sì, oggi è venuto da noi a parlarci anche il sindaco e lo ringrazio perché ho capito che umanamente vuole esserci e, cioè, e sta cercando di fare qualcosa per potermi dare una mano. Michela ha bisogno di questo respiro d'aria di mare. E l'abbiamo trovata a qualche centinaio di metri qua, ma la signora ha detto che non andava bene perché c'è un ulteriore problema che si aggiunge alla salute di Michela, che è quello che non può respirare il polline dei pini. Stavamo parlando di una casa mobile che la signora ha visto e che poteva in qualche maniera dare una soluzione, perché mi diceva che è quasi un appartamentino. Allora stavamo ragionando, prima che arrivaste, di poterlo collegare ai servizi necessari. Non voglio neanche che la signora stia in un luogo che è poco frequentato, nel senso che i camping d'inverno sono anche luoghi piuttosto isolati, quindi bisogna trovare anche un po' di protezione. Ne faccio anch'io un appello, se qualche privato, sentendoci e vedendo la situazione qual è, avesse un appartamento che noi adesso non abbiamo conoscenza, ma se ci fosse, che ci informi immediatamente, o informi la signora direttamente, o anche la vostra trasmissione che faccia da tramite rispetto a questo, insomma, chiediamo davvero l'aiuto di tutti. Mi dispiace dirlo come sindaco, ma davvero la situazione è complessa. Creare una rete intorno a Michela, garantirle la vicinanza del mare, perché la felicità può essere una cosa semplice e banale. Di poter finalmente fare il bagno a Michela, come si deve, in una vasca. Allora Luigina, tanta tristezza negli occhi, ma hai mantenuto per tutto il filmato un mezzo sorriso. Eh sì, Michela mi ha dato modo di non perdere mai il sorriso, perché lei lo merita tutto. Com'è Michela? Michela è una ragazzina fantastica, perché quando ti avvicini a lei riesci a respirare solo serenità e tanta tenerezza. C'è una bambina che è allieva. Hai detto tutto, con tuo non dire hai detto tutto. Senti Luigina, come sei arrivata? Spiegami, fammi capire, fai capire agli amici che ci seguono, ma anche a Carmelo e a Ritana, insomma,
come sei arrivata a prendere la decisione di vivere in un camper? Allora, Michela è sempre stata una bambina molto fragile, e, data anche la sua conformità fisica, la sua patologia respiratoria gravissima e cardiovascolare anche grave, e, con l'aggravarsi che ha avuto al 4 aprile, poco prima, beh no, diciamo verso la fine del 2010, che ha avuto un virus, il virus incenziale, che può essere per noi un virus anche abbastanza banale, mentre per lei è stata una cosa a livello polmonare gravissima, sì. Importante, sì. Abbassando le sue difese ancora di più e anche la sua ossigenazione nel sangue, non riuscendo più nemmeno con l'ossigeno applicato con il respiratore a mantenere l'ossigeno nel sangue. E qui i medici ti hanno detto, questa bambina, lei prima aveva tanto bisogno di cortisone, di, proprio per sviluppare bene il polmone, per poter respirare meglio. A quel punto ci aveva consigliato già da tempo l'allergologo di portarla al mare, perché il mare respirava bene. Noi già lo facevamo durante l'estate, che Vibione era il nostro posto di villeggiatura, e lo è stato per me, lo è stato per i miei bambini. Ascolta Vigilia, voi vivevate dove? Noi abitavamo a Valdagno, in provincia di Vicenza. Come, lo conosco benissimo. È un posto meraviglioso. Posto meraviglioso, meraviglioso. Sì. Per cui da Valdagno andavate l'estate a Bibione. Esatto. Succede, prende questo virus, sì. I medici ci consigliano di... Cioè, mi hanno detto, signora, o la bambina la prossima volta verrà intubata, o... e poi ci affidiamo a quello di sopra, oppure a questo punto è meglio che la porti al mare, se la situazione si risolve meglio, ok. Così, siccome già la situazione familiare per me era critica, perché con il marito non andava più tanto bene, era arrivato da poco la soluzione del camper, che era un mezzo che avevamo chiesto come mezzo di trasporto, perché Michela deve viaggiare sdraiata, che ha fatto un intervento alla colonna di artrodresi, abbastanza pesante, quindi deve viaggiare sdraiata. E a quel punto, sì, era un mezzo di trasporto, però ho detto, se devo salvargli la vita, io per lei do tutto, perché sono 19 anni, che quasi 19 anni che la seguo, siamo due persone ma un'anima sola. E praticamente a quel punto ho detto, no, io parto con il camper, con la famiglia purtroppo è andata così. E tu e tua figlia? E voglio salvargli la vita. Hai preso questo camper, sì. E siete andati a vivere in questo siamo posto stati che a noi Bibione. Abbiamo visto. Logicamente, subito non ho potuto prendere l'iniziativa di rimanere subito in camper, perché anche in rianimazione ci hanno detto, no, prima state almeno un mese e mezzo o due in un appartamento. Abbiamo preso un appartamento in affitto. E così abbiamo fatto. Logicamente gli affitti sono altissimi, perché è un posto di villeggiatura. A quel punto ho detto, ho provato a vedere se riuscivo a trovare un appartamento per fare una residenza, perché era la cosa migliore da fare, per poter avere un medico, per avere gli ausili che ti servono sanitari. Però anche perché Michele aveva l'assistenza respiratoria, ce l'aveva tutte le settimane a casa, mentre così mi ritrovavo. Virginia, da quanto tempo vivete nel camper? Il 4 aprile 2011, per cui saranno in aprile. Saranno due anni. Due anni. Come si vive in un camper? Allora, con tutti le problematiche che hai tu, perché. Noi psicologicamente siamo partite, cioè io psicologicamente sono partita forte come una leonessa, cioè. Positiva. Positiva al massimo, e ho cercato di dare il tutto per tutto. Però poi a un certo punto è ovvio che furia di sentirti sempre rinchiuso in questo posto, così piccolo, è così difficile da vivere, perché Michele fargli il bagno, che è una cosa che purtroppo le fai anche tre volte in una settimana, e ti trovi, cioè io mi trovo a doverla prendere in braccio, sedermi nel water e con il doccino lavarla così. Certo, rischi sempre che quando è saponata ti cada, allora a quel punto diventa grave la situazione, però fino adesso ce l'ho fatta. Però adesso voi cercate una casa, cioè sì, mi sembra che sia arrivato il momento, tesoro mio. Ho proprio bisogno di avere un posto dove vivere,
Posso dire che il sindaco che abbiamo visto, Luigi, è una persona straordinaria, davvero. Io faccio un applauso a mio personale, perché il sindaco, perché voi non siete neanche residenti a Viglione, nel senso che comunque voi venite da Valdagno. E ho visto questo uomo proprio dal punto di vista umano, insomma, cercare di aiutarvi in tutti i modi. Ha fatto anche un appello il sindaco, ha detto: a questo punto noi dobbiamo fare un appello a un privato, se c'è un privato che magari ha un piccolo appartamento che non usa, insomma, disposto ad accogliervi. La situazione certamente è una situazione che vogliamo dire. Vogliamo dire, guarda, anche io voglio dire che Tana Armenia è indignata. Sì, no, io sono arrabbiata, che è un concetto un po' più forte, io sono veramente arrabbiata. Perché anche se io, guarda, spero per Regina con tutto il cuore che quello che ha detto il sindaco in qualche modo si realizzi, io trovo assurdo, mi arrabbio per il fatto di vivere in un paese in cui una donna con sua figlia gravemente ammalata sole sta per 2 anni in un camper e non si trova un appartamento. Cioè, guardate che non è una cosa così difficile trovare un appartamento sul mare, sappiamo che ce ne sono tantissimi. Allora, lo vogliono dare in affitto, qualcuno provveda a pagare un affitto. E tu dici indignata, e c'è da essere molto arrabbiati, perché viviamo in un paese, scusa, io non voglio fare, in cui si discute di cose inutili tutti i giorni. Sì. Viviamo in un paese in cui non abbiamo un governo. Sì. Adesso non voglio buttarla in politica, come si dice, ma tanto siamo fuori. Sono fuori. Però siamo fuori un paese grande. Sì. Però se uno paragona quello che legge, vero Carmelo, sui giornali tutti i giorni, i litigi, le beghe, i tuoi problemi, come quelli di Lugina, altro che indignazione, Carmelo. Ma dovremmo arrabbiarci tanto. Carmelo, spero che tu ti arrabbi con me. Ma faccio fatica a mettere, giuro che faccio fatica a mettere i pensieri in fila, perché vi assicuro che stare qui vicino, seduto a questa signora, è difficile, perché veramente sembra di respirare l'amore, il vero significato della parola amore, cioè è qualcosa di magnetico quello che emana questa signora, e stride terribilmente con la realtà che abbiamo noi tutti i giorni sotto i nostri occhi. Cioè, qui abbiamo amore, abbiamo difficoltà, abbiamo uno stato sociale che fa acqua da tutte le parti, che è come un carro che attraversa un deserto e arrivano usurpatori e rubano e tolgono pezzi di tutto di più, e alla fine questo stato sociale, laddove dovrebbe seriamente e veramente intervenire, alla fine da 2 anni questa signora deve stare in queste condizioni con la figlia in un camper. E i privati, il Veneto, la classe imprenditoriale veneta che ha fatto la fortuna di questo paese, sarà in difficoltà, sarà tutto quello che vogliamo, ma non c'è nessuno che in qualche modo può creare anche, come dire, avrà anche pubblicità positiva da questo gesto, gliela darete voi, gliela daremo noi tutti, ma voglio dire, non c'è nessun imprenditore veneto che non possa destinare una parte degli utili d'impresa veramente in qualcosa di straordinario. Non c'è nessun ente pubblico, nessun comune che dica: questo appartamento ha un prezzo sociale, lo affidiamo. A me non molto. Luigina, chi ti ha aiutato, a parte il sindaco che l'abbiamo visto? Beh, diciamo che mi ha aiutato, mi ha dato un buon appoggio morale e anche a volte finanziario, nel senso, quando abbiamo avuto bisogno anche per il camper, i cittadini di Valdagno mi hanno aiutato tutta tutti, la comunità. Certo. Io lavoravo alla Marzotto, la Marzotto si è unita, gli operai della Marzotto veramente sono stati grandi, e anche varie associazioni che ci hanno aiutato. Questo era l'aiuto che avevamo bisogno nel momento del camper, cioè nel momento del mezzo di trasporto. Ma adesso tu come vivi, scusami Luigina? Io adesso devo licenziarmi dal posto, ecco, di lavoro. Guadagni in mobilità praticamente. Quanto guadagni al mese? Io adesso prendo sulle 800 euro al mese. E poi c'è l'invalidità di Michele che sono 250 euro. E l'indennità di accompagnamento che sono 4,94. Quindi il fatto è che con una ragazzina così le spese non hanno mai fine, perché per il cambio, per i teli che ti servono, per il letto, per lavarla, cioè logicamente più sei, certo, svantaggiato non avendo un bagno idoneo, non avendo le cose che ti servono quotidianamente, più spendi, perché ti servono più traverse, più cose, cioè che si sa, dalla parte dell'ASL ti passano i pannolini, ti passano le cose. Questo
Poi lei adesso addirittura ha bisogno anche di un'alimentazione integrata perché non riesce a mangiare a sufficiente, perché logicamente mangia poco. E Regina, noi insomma ne abbiamo parlato, credo. Quindi va a gravare assolutamente, soldi e tutto. Allora speriamo davvero che arrivi un angelo. Qui ogni tanto gli angeli arrivano, in questo programma. Ne sono arrivati parecchi. Che è stato il paese col più alto grado di volontariato. La signora parlava dei suoi colleghi che si unisero delle associazioni. Questo è una cosa, il problema è che manca uno Stato che faccia qualcosa, non la gente, uno Stato manca, perché di volontariato, di persone per bene e solidali ce ne sono tante in questo paese, credimi. Tantissimo. Allora, finiamo così. Grazie a Rita Marmelli, grazie a Camilo Fante, Regina, spero che possa arrivare questo angelo anche per voi. Di essere stata con noi. Noi ci vediamo domani come sempre, buon pomeriggio, ultima parte. Mi chiamo Soldalvigina, sono la mamma di Michela. Michela soffre di una grave patologia respiratoria, è portatrice di teratoparesi spastica e cardiovascolare e per vivere ha bisogno di ambiente marino. Sono 2 anni che viviamo a Bibione in un camper, ma Michela ha anche bisogno di cure e di medicinali, che il servizio sanitario può erogare solo se otteniamo la residenza. Aiutateci con la donazione del 5 per 1000 a sostenere le spese per una casa. Grazie. A voi non costa assolutamente nulla, per loro è la sopravvivenza.